Buongiorno, dunque vi parlerò in italiano, vi parlo dalla Svizzera dove vivo in parte adesso a Lugano. Spero che mi sentite bene e dunque grazie Isota per questa presentazione, questa messa in prospettiva del lavoro in un contesto più largo, contemporaneo, che mi sembra molto interessante. Io dunque vi propongo di osservare una serie di sperimentazioni. Questo libro, Transforming Landscapes in English, è una specie di evoluzione di lavori, cioè abbiamo contribuito a trasformazioni di paesaggi e questo libro non è veramente un libro di autopromozione come si fa spesso, è piuttosto un lavoro che abbiamo fatto con Françoise Fromenot, una famosa critica di architettura, dove abbiamo provato di capire alla fine quali erano le problematiche, quali erano i concetti e cosa succede dopo 20 anni, funziona o non funziona. E mi sembra interessante. Dunque, io inizio, cioè, e vedremo. Dunque, devo ogni volta dire immagine successiva. So, next. Dunque, iniziamo con Bordeaux. Sì, va bene. So, next. E per gli studenti è importante. Ho avuto la fortuna di lavorare per parecchie città. Immaginando una visione larga del paesaggio, della trasformazione del paesaggio, mentre si facevano prototipi e anche progetti. Questo è molto importante, cioè c'è il rischio sempre per noi di avere una visione troppo astratta, troppo teorica e che la realtà non abbia nessuna relazione. Invece abbiamo potuto sviluppare un metodo dove prima si fa una scelta di campioni e sviluppando questi campioni, questi pilot project, poco a poco si costituisce una visione globale. Cioè, questo potrebbe essere una parte delle domande del dibattito. Dunque, su questa carta si vedono prima che è grande, parliamo di quasi 10 km di lunghezza, e poi che ci sono tutti questi piccoli prototipi molto importanti. Next. E dunque questo è un stagio dove si vede alla scala della città un quadrato corrisponde a 1 km che spero o 500 metri, non vedo abbastanza. Il rosso è la cosa che si doveva a un certo momento aggiungere per dare una presenza al paesaggio. Ed è stata una scelta molto importante per Bordeaux, quella di dire che sulla riva destra, a destra sulla pianta, ci doveva lasciare un po' di spazio per il fiume. Tutto questo terreno rosso poteva essere costruito. Abbiamo convinto il sindaco di non costruirlo, di dare questo spazio al fiume per farne un parco pubblico alla scala della geografia naturale. Dunque, vedete diversi schizzi. Imagine next. Questo, ad esempio, è un prototipo. Una tematica molto importante in ogni città, no, ne rivedremo esempi, è quella dei centri commerciali dove ci sono stati costruiti giganti parcheggi. Oggi si pone cioè dobbiamo trovare metodi. E questo è un prototipo dove abbiamo lavorato con delle tranchée, con un suolo speciale, si chiama Cornel Mixture, per piantumare alberi, cioè un modo di poco a poco trasformare i parcheggi in qualcosa di diverso. Successiva. Questa è una visione in piante di questa sperimentazione, dunque costo basso, tecnica agricola per impiantare alberi su un parcheggio. E dopo è stato strano nel nostro metodo perché abbiamo dovuto, con Herzog & de Meuron, abbiamo fatto un concorso per costruire il nuovo stadio di Bordeaux su questo terreno. Abbiamo dovuto utilizzare la nostra visione per fare i spazi pubblici del nuovo stadio. Successiva. E vedete come questo parvis, questa piazza di fronte allo stadio di Herzog & de Meuron,
utilizzò gli stessi metodi, tecniche di trasformazione del vecchio parcheggio. Successiva, anche ridando posto all'acqua, ridando posto ai canali di drenage di quest'area che una volta era una palude. Successiva. E adesso parliamo della riva destra di Bordeaux, dove prima era un sito quasi in abbandono di zone industriali in disuso. Questa è una tematica importantissima, quella della trasformazione delle zone industriali in disuso in nuovi quartieri. Successiva. E questa è stata la nostra proposta, cioè parlo di, è sempre strano, ma è lungo, cioè abbiamo iniziato nel 2004, stiamo sempre lavorando, dunque sono esperienti di 20 anni, 30 anni. E questo è un disegno che avevamo fatto per il MoMA, per una mostra al MoMA di New York, con l'idea che questa trasformazione si faceva in modo incrementale, cioè con ogni volta che si libera una parcella, che si libera una piccola striscia di terreno, allora si fa una piantumazione, in modo di che la piantazione non è solo una finta natura, ma è l'espressione del tempo, gioca col tempo, è una trasformazione molto progressiva che sarà sempre leggibile. Mi piace questa leggibilità dell'artificio della trasformazione. Next. Dunque qui vedete, sì, questo parco in azione sembra un pezzo di natura, non di natura, di campagna. Abbiamo visto in a monte, in a valle della città, come i contadini lavorano col terreno, ci sono pioppi, ci sono salici, ci sono prati, e stiamo trasformando questo pezzo di industria, che una volta era agricoltura, in una specie di neoagricoltura, che sarà un parco, ma questo parco ha una scrittura molto particolare perché è una miniature di campagna, non è un parco chic. È il piacere per me che alla gente conviene, cioè capiscono, è un grande successo perché uno, anche se è giovanissimo, lo trova come un pezzo di campagna. Nella campagna mai uno si lamenta dell'aspetto provvisorio. È anche bello la leggibilità del lavoro in campagna. Di volte un giovane parco assomiglia a niente, invece una giovane campagna si capisce. Successiva. E dunque vedete un set, questa è un'immagine che ha già qualche anno, cioè tipo anche 6 anni, dove poco a poco si costituisce questo parco di fronte alla città storica. Successiva. E ad esempio vediamo un quartiere, perché l'idea era non solo di fare il parco lungo il fiume, ma di proporre una struttura che dà sì, la forma dei quartieri che si costituiscono. Si mette sulle tracce dell'agricoltura, sulle tracce dell'industria, sono trasformate in modo di fare gli spazi pubblici di un nuovo quartiere. Immagine successiva. Questo è un altro esempio più contemporaneo, cioè in questo periodo di 20 anni a Bordeaux. È un progetto che stiamo facendo con Rem Koolhaas, con OMA. Era una zona commerciale, si trasforma in un quartiere. E non lo descrivo troppo precisamente, ma è una tipologia che sarà di più in più importante. Se le zone industriali sono stati i nostri serbatoi di sviluppo negli anni precedenti, adesso, almeno in Francia, si vede che per fortuna direi, c'è una perdita di uso delle zone commerciali. Saranno una volta di più il luogo del sviluppo urbano, penso. Cioè non si tratta più di costruire in campagna, questo è stupido. Invece si vede che qui c'è una riserva straordinaria di sviluppo. Immagini, è il paesaggio per noi. È il vettore della trasformazione, come si è visto per le zone industriali. Immagine successiva. Dunque vediamo una prefigurazione. Questa è la vecchia fattoria Renault,
dove si facevano le Renault 4, Renault 5. Questa è una foto di com'era un'isola vicino Parigi, a Boulogne, prima i lavori. Si doveva immaginare gli spazi pubblici di un nuovo quartiere, ma non si poteva disegnarli. Questo è importante perché la pianta non c'era ancora. Per dire la verità, sto disegnando questo da 30 anni. E ancora oggi può cambiare, cambia sempre per ragioni economiche, per ragioni di... È sempre così in sviluppo urbano, c'è una grande parte di sconosciuto, dobbiamo trovare i mezzi di farlo. E dunque abbiamo proposto di non fare una pianta, ma di proporre un linguaggio, un metodo e anche prototipo. E per fortuna non abbiamo fatto una pianta perché è cambiato 10 volte in 30 anni. E non è ancora costruito, solo una parte è costruita. Dunque abbiamo fatto un prototipo, immagine successiva. E l'idea era di prendere in conto questa storia industriale, la storia delle fondazioni anche dell'isola, delle strutture, dei pilastri, dei travi, non tenendo, cioè tutto è una trasformazione, è anche una specie di trasposizione, non è un lavoro di archeologo, un lavoro di paesaggista. E dunque ci siamo ispirati di queste strutture per fare dei pieni, dei vuoti, dei buchi, dei giardini, delle superfici minerali. E non è il linguaggio stereotipico della strada, della piazza, del gino, della piazzetta, che non aveva senso. Immagine successiva. Dunque c'è un aspetto molto importante del disegno, della composizione, giocare con le tracce, ma non ristaurare. È un'invenzione che si fonda sulle tracce, sì, immagine successiva. E dunque questo è un giardino di prefigurazione, non esiste più. L'abbiamo fatto tipo 11 anni fa, è stato distrutto l'anno scorso e stiamo disegnando il parco definitivo. Può darsi che sarà definitivo, non lo so, possibilmente. E questo mi interessa, la prefigurazione. Era soprattutto una prefigurazione di uso, cioè portare la gente, portare il pubblico in una zona dove non c'era prima. Immagine successiva. Era il modo di provare le proporzioni tra minerale e giardino, di provare sì, l'organizzazione, la struttura, immagine successiva. Vedete gli edifici da Norman Foster, edifici di Jean Nouvel, edifici di Dominique Perrault e questo piccolo giardino di prefigurazione. Mi piace di sapere che ha durato 10 anni. Adesso vediamo un progetto più ambizioso, se posso dire. Dunque, nel sud di Parigi, su 7 km di lunghezza, si sta costruendo in Francia un campus che dove si raggruppano università, grandes écoles, come abbiamo in Francia, per farne un grande campus delle scienze e dell'ingegneria. È una volta di più un processo di trasformazione. Da 60 anni ci sono centri di ricerca in questo posto. Auguste Perret, famoso architetto, ha costruito negli anni 60 il centro di ricerca per il nucleare in Francia. Su questa pianta vedete in bianco la geografia, se posso dire, i ripidi con la foresta. Vedete in grigio la città, come Parigi nell'angolo destra alto. E vedete in marroncino l'agricoltura. Immagine successiva. E voglio solo sviluppare un aspetto di questo progetto, che chiamo la lisiera. Isotta ha parlato del paesaggio intermedio. E si tratta di questo. Vedete qui Parigi nell'angolo alto destra con la Tour Eiffel in nero e vedete questi campus, è un cluster di campus una volta di più. Si vede l'agricoltura e noi abbiamo proposto di creare una lisière, cioè un limite, una pellicola direi, tra campus e agricoltura. E la cosa verde fa 7 km di lunghezza, immagine successiva, e
farlo abbiamo con urbanisti Xavier De Gaeter, è un architetto belgo, anche Floris Alkemaat, che è stato urban designer di Rem Koolhaas per 20 anni, in modo di che la parte costruibile, quella verde, immagine successiva, sia più compattata. Cioè il rosso abbiamo fatto in modo di che, dando più densità, si libera, immagine successiva, questo verde non costruito in una zona che si poteva costruire. Dunque non tocchiamo all'agricoltura, ma abbiamo più capacità per lo sviluppo costruito, in modo di che ci siano questi 500 ettari liberi per un uso intermedio, cioè città, ma relazione con il paesaggio. Per me, e vedete la scala, cioè un quadrato fa 1 chilometro. Per me è importante, conosco bene l'Italia. L'Italia, ho visto Roma, dove non ho imparato l'italiano, ma ho ben guardato il paesaggio, dove ero sempre molto, sì, toccato da questa transizione nella storia tra il costruito e la campagna, questa relazione progressiva tra le strutture agricole e le strutture urbane, fa parte della nostra storia, della città nel Mediterraneo. Oggi non c'è più niente, oggi avete una città che non ha più nessuna relazione con la campagna, che ha anche perso le sue strutture. Qui a Saclay vogliamo essere esemplari e fare una specie di prototipo su una nuova relazione tra le nostre città, la nostra suburbia e la campagna. Oggi è comune di non poter andare a camminare neanche nella campagna. Vogliamo creare questo paesaggio intermedio e ci sono mezzi. I mezzi sono la gestione delle acque meteoriche, la gestione delle acque inquinate, la gestione delle terre, la gestione delle compensazioni ecologiche che si deve fare, che si devono fare in un nuovo quartiere. C'è, secondo universitari, tutta un'ingegneria ecologica al servizio della città, per i quali ci sono dei mezzi e che ci può aiutare a costituire uno spazio pubblico tra città e campagna. Next. Sono un po' lungo, mi dovete un po' aiutare. Dunque, questo il verde è il nostro public space, che non è la piazza, che non è il giardino, non è neanche il parco. È questo paesaggio intermedio tra campagna, campus, città. Immagine successiva. Ad esempio, questa è la gestione delle acque meteoriche. E dunque, tutti questi nuovi quartieri utilizzano questo paesaggio per avere riservi, immagine successiva. E vedete i lavori, dunque giganti, serbatoi, reservoir, ma l'interesse oggi è di fare, di superimposare, di, non so come dirlo in italiano, superimpose, la gestione idraulica e la gestione ecologica. Ad esempio, l'immagine centrale mostra un reservoir e in più una zona umida in costruzione per compensazioni ecologiche. Oggi si può lavorare insieme. Il paesaggista, capo fila, dà la coerenza ai lavori ingegneri, ecologiche e architettoniche. Immagine successiva. Questo è un rendering, ma adesso è costruito dove vedete agricoltura, il spazio pubblico che è una promenade, la zona umida e una compensazione ecologica dietro. Immagine successiva. Ci permette anche di inserire qui dentro una zona sperimentale agricola. Per fortuna in questo campus ci sono le scuole di agronomia, di orticoltura, dove si sa che l'agricoltura industrializzata come esiste oggi non potrà essere per un tempo lungo così. Si deve cambiare le strutture cioè di ricerca agricola e dell'agricoltura. E questo paesaggio intermedio ci serve anche di quadro per sviluppare ricerche di una nuova agricoltura, di agroforesterie, di frutteti, eccetera. Immagine successiva.
Questa è un'altra parte dove sfruttiamo la necessità di costruire un corridoio ecologico, la cosa che, la radura che si vede, in un parco. È un insieme di reservoir, di corridoio ecologico, di parco, di promenade, tutto insieme anche in un bosco di compensazione ecologica. L'immagine che abbiamo sotto gli occhi corrisponde a 3 km. Immagine successiva. E dopo anche gli spazi pubblici nel campus hanno la stessa dimensione, cioè qui intorno alla scuola in costruzione, ma si vede che c'è anche il reservoir di acqua, c'è il bosco, c'è il prato e c'è tutta una coerenza alla scala dello spazio pubblico, la scala del paesaggio intermedio, una scala ancora superiore della geografia. Immagine successiva. Questo ad esempio vi mostra la metà del campus, una piccola parte dove vedete il parco, il corridoio ecologico, i serbatoi, reservoir e anche gli spazi pubblici del campus, che tutti sono adesso in costruzione. Immagine successiva. E vedete un po' il carattere, cioè non sono spazi pubblici classici, cioè sarà un pezzo di foresta, sarà. È molto densa, è un campus gigante cioè, per me un aneddoto, ma c'è una scuola costruita da Renzo Piano e mia figlia studia in questa scuola scienza a un livello alto e vivono in questo cantiere, in questa foresta, in questo paesaggio in trasformazione. E sono molto appassionato per questo, devo dire. Cioè, costruire una città oggi con queste visioni più ecologiche. Immagine successiva. Dunque, vediamo adesso una scala ancora diversa. Sapete che a Lens, Katsuyo Sejima ha costruito un museo legato al Louvre, il Louvre Lens, e abbiamo dovuto lavorare a parecchie scale, fare tutti gli accessi al Louvre, non il giardino del Louvre. Il giardino del Louvre è stato fatto da Catherine Mosbach, una collega francese. Noi abbiamo dovuto fare il sviluppo degli accessi, ma anche un framework. To redevelop una visione urbanistica del sito e anche vedremo una scala superiore. Per questo è anche interessante per gli studenti. Io come paesaggista non sono capofila di un team con Christian de Porzempart. E anche qui è stato considerato che il paesaggio era la ragione più importante, la ragione che guida la scelta di ingegneria, urban design, architettura. Immagine successiva. Sono processi di lungo termine. Qui si vedono dei vuoti perché tutte queste zone legate alle vecchie miniere sono state fatte con concessione e una mosaica e una specie di patchwork di città miniere con dei vuoti. Tutti gli urban designers volevano riempire i vuoti. Noi abbiamo detto no, i vuoti sono fondamentali, sono la struttura. Proviamo di anche legare i vuoti. I vuoti corrispondono alle zone miniere abbandonate e si deve dare più densità intorno ai vuoti. I vuoti sono preziosi. Si tratta di fare un sistema di parchi come alla fine del Novecento, riutilizzando le zone industriali. Immagine successiva. E dunque abbiamo fatto questo master plan, anche qui vedete la griglia di 1 km di sezione, utilizzando le vecchie ferrovie, utilizzando i vecchi passaggi, si fa un microsystem de parc per dare la struttura del sviluppo urbano. Immagine successiva. Utilizzando le vecchie ferrovie si fa questa nuova rete di passaggi, di promenade, di fossati, di gestione delle acque, di cose per i ciclisti. La cosa che era lì indietro diviene il fronte, diviene la facciata successiva. E dunque vedete il prima, dopo, abbiamo piantumato, cioè il primo anno, adesso ogni anno si fa di più, il primo anno 5.000 alberi, 5 km di promenade, per dare gli accessi al Louvre,
in una zona di trasformazione successiva. E questo era il primo anno, questo microsystème de parc per dare la struttura del Louvre, intorno al Louvre, non il giardino del Louvre. Next. E sono semplicissimi, sono dei boschi in lunghezza, camini molto rustici in questa zona d'abbandono. È stata una trasformazione radicale della psicologia collettiva, perché l'indietro, diventato facciata, ha dato speranza alla gente, cioè la cosa che era abbandonata diviene la nuova zona. Next. Dunque, non commento troppo, ha questa rusticità che a me piace tanto, anche dal punto di vista ecologico. E il giallo corrisponde alle zone che si possono risviluppare la scala, dunque di Eurallance, questa nuova centralità che ci sono 400.000 persone che vivono in questa mappa. Dunque è importante, non è una città, è una città diffusa, è il prodotto dell'abbandono dell'industria, ma si vede come è importante 400.000 persone. Immagine successiva. Senza troppo commento, vedete zoom su, adesso qui Richard Rogers ha costruito un edificio, poi, dunque questo vedete la nostra rete. Questo gigante parcheggio, ad esempio, ma diverso. Immagine successiva, non commento troppo, se no abbiamo per 2 ore. Tra ridensificazione delle città miniere, Bianco Nuovo con Christian de Pozenpas, una volta di più il paesaggio guida le scelte. Immagine successiva, non commento. Successiva, successiva. Zoom sul risviluppo della zona, ma è bellissimo vedere da tanti anni questi studi con la coerenza, una volta di più, è molto importante la coerenza. Immagine successiva. Poi abbiamo cambiato scala. Un giorno col presidente di questa regione ho detto: ma a una scala più larga sul bacino miniere, perché non pensare che questi vestigi industriali possono costituire una catena di parchi a una scala più larga, che potrebbe dare la carpenteria del sviluppo di questa gigante zona poverissima della Francia. Si è fatto un po' in Germania, nella Ruhr, e dunque ha accettato lui. Abbiamo trovato una struttura dove ci sono questi vestigi diventati quasi parchi in 40 anni di abbandono e di sviluppo, e abbiamo individuato 15 parchi maggiori di 300 ettari. Alla fine abbiamo trovato in questa zona 4.000 ettari di natura, tra virgolette, ed è molto diverso per una zona povera pensare che si risviluppa quando si sa che ci sono 4.000 ettari di natura. Prima era solo industria, adesso diviene una zona dove è molto più attrattiva. Abbiamo un studio in Belgio, a Liege, che inizia, che è molto simile, più piccolo. In questa città, una grande città diffusa, di volte di nuovo avete 1 chilometro per quadrato, abbiamo visto che nella città, molto più densa, una scala più piccola, ci sono questi vestigi industriali, che sono dei vuoti, dei backyard, anche di volte non accessibili. E abbiamo proposto, anche qui a questa scala, di considerare che erano preziosi, che devono essere poco a poco trasformati in park system, in modo di che questa città, e questa carta è importante, avete i vestigi industriali in giallo e in verde vestigi della geografia naturale. Tutto questo messo insieme ci propone una struttura paesaggista straordinaria che una volta nessuno vedeva, cioè una volta parlo di 6 mesi fa. Si vedeva che era un casino e che non c'era nessuna struttura. Con questo, con questi punti, questi luoghi, questi link, si può fare una città straordinaria con una struttura paesaggistica unica che non si potrebbe prevedere ad oggi. È una trasformazione di un patrimonio negativo in un patrimonio molto positivo. Simultaneamente,
necessita che urban designer danno densità al nero, la cosa costruita si ridensificherà intorno a questa carpenteria paesaggistica, cioè molto felice, non so come dire, inaspettata. Immagine successiva. E dunque vedete in prospettiva. Tutto questo era abbandonato, doveva essere costruito, trasformato, e noi diciamo no, questo sarà il sistema dei parchi che si aggiunge ai boschi, al lungo fiume, e questo da una città straordinaria. Immagine successiva. Vediamo un lavoro un po' simile a frontiera tra Francia e Lussemburgo. E anche qui si tratta di ridare qualità a una zona dove tutti i frontalieri, come quelli che vivono qui nel nord dell'Italia, vicino a Lugano, dove sono io, cioè i frontalieri vivono qui, lavorano in Lussemburgo, vivono qui, si tratta di dare qualità a questa città transfrontaliere. E abbiamo, immagine successiva, individuato una zona umida dove si può dare qualità, trasformare la zona umida, agricola, abbandonata in un parco urbano, metà agricolo, metà spazio pubblico, come i nostri lisier, i nostri paesaggi intermedi, per dare qualità al grigio, il grigio essendo il nuovo sviluppo urbano per i frontalieri che lavorano tra Francia e Lussemburgo. Immagine successiva. Non c'è più, dunque c'è. Dunque è la stessa cosa, forse si deve. Abbiamo un problema di immagini, ma mentre si ricerca, non so se, non mi ricordo se era l'ultima, forse era l'ultima. Dunque, se è l'ultima, ho finito. Dunque, avete visto questi processi di trasformazione. Devo dire che sono in questo momento, cioè il mio ufficio, non io, ma il mio ufficio è fortunato perché abbiamo queste esperienze da 30 anni e siamo invitati in più a proporre queste visioni di trasformazione di territori. Abbiamo un po' di metodi, un po' di esperienza che ho mostrato, ma è sempre, e la cosa bella, una storia di disegno. Cioè, a Liege, ad esempio, non era evidente, cioè abbiamo trovato questo essendo molto sul posto, malgrado il confinamento, il team è andato, i miei colleghi sono andati tanto, abbiamo individuato perché non si vedevano neanche queste zone abbandonate. È sempre l'indietro, la percezione è difficile, non è solo Google Earth, è veramente un lavoro sul terreno. Ma l'idea di farne un sistema, di proporre questo sistema l'abbiamo avuto perché abbiamo l'esperienza di Lens. Abbiamo molto osservato, io sono stato insegnante in America per 20 anni, ho molto osservato i sistemi di parchi di Olmsted. Tutto, dunque non siamo nella costruzione come in America di città nuove, siamo nella trasformazione di vestigi. Ma un periodo bellissimo, molto, io sono molto molto positivo, molto ottimista. Siamo in un periodo dove si ricomposano i territori urbani, i territori della periferia. In Francia abbiamo più di 10 metropoli con una visione di lungo termine, dove il paesaggio è, come l'ha detto un po' Isotta, è veramente sì, un periodo di trasformazione, di rinnovo delle strutture territoriali e il paesaggio importante. Dunque, ho finito. Non si sente. L'ho spento, loro l'hanno spento. Perfetto, allora molte grazie per questa presentazione, per averci accompagnato attraverso il suo tuo lavoro. Io No, avrei. non No? sento. Si sente, ma c'è un rumore, un po' di elicottero. No.
Comunque, io spero che il mio messaggio arrivi. Allora, io avrei il piacere di invitare anche il pubblico a scrivere nella chat, sia di Facebook che di YouTube, se hanno delle domande da porre. E nel frattempo, magari io avrei piacere, ecco, di porre così come alcune questioni, no? Alcune questioni che ci fanno vedere una dimensione trasformativa straordinaria di grandi progetti che si applicano nella realtà attraverso un ragionamento a una scala ampia, territoriale proprio, che mette insieme. Non sente niente? Non so per altri, ho una vera difficoltà, non la sento bene. Ma però io ho il microfono acceso. Sento molto male come... È un problema della regia, penso. Io sento bene tutto, mi dispiace, ma insomma... Allora, vorrei avere una conversazione, se è possibile, e riuscire a porre una domanda al professor De Vigne. Mi sente adesso lei? No. Michel De Vigne, lei ha le cuffie? Magari è questo il problema. Il microfono. Non sento niente, mi dispiace. Sento il rumore, ma non è intelligente. È un problema di cuffie. Sarò un monologo di Isotta, no, perché non la sento, mi dispiace. Deve mettere le cuffie, il microfono. Non ho cuffie. Ah, non ha cuffie, perfetto. mi dispiace molto perché realmente vorrei porle una domanda che riguarda sia questa straordinaria forza che la Francia ha in questo momento nel ragionare attraverso la figura del paesaggista come coordinatore di grandi progetti. E vorrei quindi passare questo argomento al ruolo del paesaggista nel lavoro e allo stesso tempo vorrei mettere in luce questo esempi di tenere insieme una grande scala e fare delle verifiche, delle prove attraverso il prototipo, cioè lavorare dal grande al piccolo continuamente e risolvere il grande progetto attraverso il prototipo. Che è... La sento adesso. Adesso mi sente... Molto recente, ma la sento molto bene. Recente. Allora, brevemente, scusateci se io ripeto questa cosa. Era chiaramente un problema di regia legato al dispositivo. Allora, io volevo parlare di alcune cose. Innanzitutto volevo appunto riconoscere questa potenza, questa forza che la Francia culturalmente ha nel proporre la figura del paesaggista come la figura professionale capace di tenere insieme tutte queste relazioni. Prima cosa. Seconda cosa, volevo chiederle appunto un pensiero su questa unicità del ragionamento del paesaggio che è capace di muoversi attraverso due scale molto lontane fra loro, quella ampia, territoriale, e quella del prototipo. E questa è una cosa straordinaria, no? Il prototipo che diventa un modello di verifica e di conoscenza che viene passato. Poi volevo anche chiederle qualcosa del suo pensiero, oltre diciamo la dimensione affettiva e emotiva magari del tempo a Roma in gioventù, però del suo lavoro in Italia e di come il, diciamo così, il futuro, che lei la sento così ottimista, e magari questo ottimismo può regalarlo anche a una persona diciamo molto pessimista come me, o comunque ha una dimensione culturale abbastanza flagellata come quella dell'Italia, in un paesaggio che nella quale a mio avviso ancora oggi manca una diffusa aspettativa
e richiesta di paesaggio, di qualità del paesaggio. E questo avviene in una dimensione, diciamo, sia di gestione, quindi politica, e nelle previsioni di trasformazione, sia una dimensione appunto di attesa della popolazione. Spero che queste mie domande siano arrivate. Sì, dunque, grazie Isotta, finalmente ti ho sentito e dunque va bene. No, inizio dalla fine, perché mi ricordo meglio, cioè no, parliamo un po' di questo ottimismo che può sembrare un po' strano in questo periodo dove siamo tutti preoccupati dell'economia, della crisi che succederà, questa crisi sanitaria. Ma le cose che ho mostrato non richiedono tanti mezzi, e questo è molto importante. Questi progetti di trasformazione sono piuttosto legati a un'intelligenza collettiva. Cioè, ad esempio, nella questa catena dei parchi alla scala del bacino miniere del nord della Francia. È chiaro che non ci saranno, è una zona povera e sarà ancora più povera. Ma ad esempio oggi esistono qualche parchi e ci sono anche mezzi dedicati alla manutenzione, ma ciascuno città il suo piccolo parco che fa, sai, fiori, cose che hanno un costo. Invece adesso ne lavorano tutti insieme e ad esempio 80% di questi parchi non devono più essere mantenuti, penso che devono essere posti di natura. Invece 20% corrisponderanno adesso in cammini comuni, in luoghi comuni, in rette di relazione. Dunque non richiederà più mezzi, richiede questa intelligenza collettiva. E la cosa bellissima qui nel nord, dove sono veramente poveri, è che ho visto riunioni con 100 sindaci messi insieme intorno al progetto della Chaîne des Parcs, vogliono farne parte, e è solo un sì, coordinazione, cioè fisica. Ci sono adesso paesaggisti, architetti che lavorano, cioè noi abbiamo dato la base che si sviluppa cluster per cluster, dove c'è poca trasformazione da fare, qualche cammini, qualche piantumazione, ma dopo si lascia a livello di natura. Dunque, ottimista perché non sono grandi parchi da costruire, di questo nessuno ha i mezzi. Se vedete Saclay, Saclay è un progetto che costa miliardi, ma nessuno dedica miliardi a fare un parco. Dunque, una volta di più, questa sperimentazione della lisière, di questa pellicola tra campus e campagna, è necessario. Ci volevano fare dei bacini, ci volevano compensare per l'ecologia, ci voleva dare posti per la terra. Dunque ci sono necessità tecniche e un'intelligenza collettiva legata a una visione paesaggistica che ci dà i mezzi. Ed è vero che è nuovo che noi paesaggisti abbiamo questo ruolo di capofila per team di ingegneri. Prima erano ingegneri solo e noi erano, si portava qualche geranium intorno a, non so, a un oggetto. E adesso cambia e torna a una situazione americana del fine Novecento. Dunque, e se esiste anche questi eventi da voi a Napoli oggi, significa bene che esiste nelle menti. Questo non si faceva 30 anni fa a Napoli. Dunque cambiano le menti, cambiano le pratiche e corrispondo, lo dice, non richiede tanti soldi per farlo. È una sensibilità, è una, sì, una visione che esiste dappertutto in Europa adesso. Esisteva anche in America, torna anche in America. Cioè, esistono anche esperimenti in America. Forse questa è la sua domanda più importante, quella mi sembra, anche per gli studenti che ascoltano, sì, ci sono ragioni di essere ottimisti. Siamo in una periodo di ricomposizione, di intelligenza collettiva, di una nuova sensibilità. Dappertutto nei paesi europei si vedono
questo tipo di progetti. Dunque, sono visioni molto interessanti. La sensibilità al global warming, alle conseguenze ecologiche è forte, e questo chiaramente fa parte del nostro pensiero, è necessario, siamo nell'ordine della necessità oggi. Dopo sulla domanda cioè non una domanda, ma la cosa del prototipo, sì, c'è sempre un rischio dell'astrazione da noi. Stiamo guardando grandi territori e le carte sono sempre belle e uno si può essere molto soddisfatto delle proprie carte. Cioè l'architettura di carta non è una novità, cioè si è sempre fatto. C'è questo grande pericolo dell'accademismo, del disegno. Ed è un vero pericolo. E dunque per me è fondamentale andare il più veloce possibile nella realtà, di avere queste alternanze tra prove, azioni fisiche e disegno, sempre verificare che il disegno non è solo un'architettura di carta, ma che serve veramente. Dunque è fondamentale, anche perché dà desiderio alla gente. Un disegno parte nelle armadi molto veloci. Io sono troppo vecchio, direi, per avere un piacere a vedere il mio lavoro nelle armadi. E dunque è importante, penso, per gli studenti anche avere questa consapevolezza fisica. Anche è strano, ma cioè, avete visto qualche esempio oggi di 20 anni, 25 anni di lavoro, sempre in lavoro, prende una generazione anche di più. Io ho un'età dove vedo che 30 anni sono niente, cioè passano tanto veloce, ma è un piacere per me invecchiare con questi processi in corso. Sono contento di aver avuto questo tempo di trasformare e di avere ancora tempo per trasformare. Ma ha un senso solo se si fa fisicamente, se i nostri disegni sono legati a cose fisiche, che non richiedono tanti mezzi neanche, sempre nel bricolage un po', lo ripeto, l'intelligenza collettiva, e questo mi piace. Non so, forse spero di aver risposto un No, po' alla. grazie. Allora, ci sono molte domande che arrivano dal pubblico e io ne leggo alcune, se possiamo magari. Alcune sono molto di dettaglio, però c'è una collega che vuole sapere chi sono gli attori, cioè i partner nei progetti, cioè io penso più i soggetti coinvolti a livello proprio di promozione del progetto. Questi grandi progetti territoriali, come diciamo possiamo dire i clienti o comunque i promotori del progetto e come funzionano le relazioni fra di loro in una dimensione di gestione proprio Sì, del lavoro. allora direi senza pretensione che i più importanti promotori siamo noi. Cioè, come vedete, si trattano di processi di 25-30 anni. Non ho mai avuto all'inizio una commissione, un contratto per lavorare 30 anni. Dunque, noi siamo attaccati come degli animali a questi progetti e ci siamo organizzati per stare, malgrado alternanze politiche, malgrado cambiamenti, malgrado tutto. Non funziona sempre. E questo è anche importante perché lavorando così a grande scala su lunghi tempi, abbiamo anche contribuito a una trasformazione dei contratti. E si parla di più in più di specie di menu, cioè sono sempre progetti pubblici, dunque richiedono messa in competizione, richiedono concorsi. Ma abbiamo con l'amministrazione ha trovato nuove strutture contrattuali per darci tempo. Si chiama in francese accorcato, dunque.
non so, una specie di cornice, di framework nel tempo, come un menu, come ristoranti, dove avete 15 azioni che si invece su un tempo tipo 8 anni, 16 anni, questa è la cosa francese pubblica adesso, e secondo i bisogni il cliente ordina una parte del menu. Questo per voi è molto importante, dobbiamo essere anche gli attori della struttura contrattuale, se no non si poteva fare prima questo tipo di cose. Un concorso di pubblico era legato a un budget, a un programma, a un tempo. Noi non abbiamo budget, non abbiamo tempo e dunque si deve inventare queste nuove strutture, fondamentali. Dobbiamo essere creativi anche a questo livello. Dunque gli attori sono, siamo noi e l'amministrazione. Abbiamo noi tutti in questi paesi europei una struttura amministrativa forte, dunque si deve collaborare con questo. Non c'è più una volta noi siamo stati educati con l'idea che l'amministrazione era necessariamente stupida, debole, che non è vero. Cioè abbiamo, siamo fortunati nei nostri paesi di avere una vera amministrazione, dappertutto. E dobbiamo giocare insieme. Ed è vero che dalle scuole escono gente che vanno anche nell'amministrazione. Abbiamo i nostri colleghi nell'amministrazione. Abbiamo una cultura comune di più in più. Ci sono grandi progressi. E dunque, sì, questo era, dopo il privato funziona, ma perché di volte parliamo spesso dei creatori e dei politici, dimenticando l'amministrazione. Non dobbiamo avere nessun mépris per l'amministrazione. L'amministrazione è chiave, è la cosa che dà permanenze, è la cosa con la quale sono loro che fanno i progetti alla fine. Perché quando dura 30 anni non sono i politici. I politici a un momento possono dare un desiderio, possono almeno capire i nostri desideri, ma è l'amministrazione che dà la continuità. Dunque è da lavorare con l'amministrazione. Non so, ecco, allora, grazie mille. Io ho un'ultimissima domanda. Allora, dal pubblico chiedono se lei usa specie vegetali, diciamo tipiche, oppure alloctone, cioè che arrivano da altri luoghi, quindi adattate. E la cosa, un'altra, questa è una domanda molto, diciamo, diretta. L'altra di un altro dal pubblico chiede se queste strategie di ricomposizione territoriale possono funzionare, quindi una struttura ecologica nuova, che si chiedono se si può sovrapporre in luoghi ancora attivi di forte degrado. E l'esempio che questo dal pubblico ci dà è appunto la situazione di Taranto, cioè se queste strategie possono essere innestarsi sopra delle situazioni che non sono ancora in attesa in futuro, ma che portano un forte degrado ambientale, ma che allo stesso tempo sono ancora attive. L'ultima domanda è chiave, e in casi che ho mostrato è sempre il caso, cioè sono processi, ho mostrato un'immagine, una piccola immagine, sono processi di 30 anni dove è chiaro che si accompagna, che si seguono le trasformazioni dell'attività anche. E sempre, ad esempio, il progetto con Rem Koolhaas di centro commerciale, che più che centro, di zona commerciale, che si trasforma in zona di abitazione, prenderà una generazione e rimane l'attività. Anche con le zone industriali, sempre il caso a Luxemburgo, ad esempio, è tutto industriale ancora, inquinato. Dunque sì, è molto importante, si tratta di giocare con la cosa che c'è ancora. Non era il caso nel nord della Francia, perché sono questi minieri, è vero, sono state abbandonate 40 anni fa. Invece le altre zone, anche come Liège, in Belgio, sono ancora in attività. Ed è bellissimo questa, cioè dare il quadro mentre si realizzano le trasformazioni di vita, anche per dare speranza alla gente. Si vede un futuro, anche se il futuro si fa in modo incrementale.
E dunque è legato anche questa domanda sulla vegetazione. È chiaro che noi non siamo isolati, lavoriamo con ecologi, lavoriamo con ingegneri. Cioè io sono paesaggista, non so tutto, so quasi niente anche. E dunque dobbiamo collaborare con specialisti. L'ecologia non è più solo la protezione, non è la. Di volte mi arrabbio un po' con una visione troppo naive, troppo ideologica dell'ecologia, cioè non è la brava natura contro la brutta città o la brutta industria. Ho insegnato da 20 anni in America e 20 anni fa ero sorpreso dai studenti americani che vedevano l'ecologia come un strumento, come un modo di fare, non come una protezione, non come una morale. Questo è importantissimo. Oggi, in questi progetti che ho mostrato, ecologia, ingegneria, cioè visione paesaggistica, vanno insieme. E questo è fondamentale. L'ecologia è una scienza, ma anche ci porta verso delle tecniche, verso delle visioni di trasformazione, non di protezione. E dunque per la vegetazione lavoriamo con ecologisti e stiamo, e questa era una domanda importante, lavorando anche su un'adattazione della vegetazione al cambiamento climatico. Questo non è nuovo, sarebbe pretenzioso dirlo. I forestali, gli ingegneri forestali stanno lavorando su questo da più di 20 anni. Cioè non è una scoperta il cambiamento climatico, i scientifici l'hanno individuato decine fa. E dunque tutte le foreste oggi sono state trasformate con questa consapevolezza. Cioè solo i politici lo stanno, come si dice, lo découvrent aujourd'hui. È una cosa vecchia, cioè stiamo lavorando su questo cambiamento da decine. Allora, grazie molte per questo generoso dialogo e questa molto importante presentazione. Ringraziamo molto per essere stato con noi e io la saluto.